Per le loro nozze d'oro i miei ci hanno voluti riunire tutti. Era stato organizzato per stare bene tutti insieme, come quando eravamo bambini. Li trovo ancora così inquieti i nostri figli. Questo film tratta di una famiglia. Gabriele è stato molto 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 bravo a costruirla, una famiglia di grandissimi professionisti. Ma a te questa cosa proprio non ti va giù, io voglio che siamo solo tutti felici, porca puttana! Da quant'è che basta. Ci stai addosso come un avvoltoio? Per favore! Lo dico io, sono 9 anni! Ma te sei una malata di mente, sei! Non è successo niente, siamo tutti bene, Sandro! La cosa che è emersa e che per me è stata più forte, più sorprendente, è stato questo spirito di condivisione, voglia di fare squadra, che era fondamentale per raccontare questa storia, però assolutamente non scontato. Ed è il film più corale che io abbia mai fatto in vita mia. Cioè, tutti gli attori nella stessa scena, nello stesso momento, in così tante scene non mi era mai successo. Io sono cresciuto orfano! A me la famiglia mi sta su un cazzo! E questo gruppo di attori che sembra più una bella compagnia di teatro che va in giro come si faceva una volta o come ci si immagina si potesse fare una volta. Abbiamo veramente formato un'enorme famiglia. Come hai fatto tu a sopportare tutti i tradimenti di papà? Un mese e mezzo insieme a tutti questi attori, che è un'occasione unica, aver girato in un posto splendido come questo. Immaginate se un mese e mezzo si doveva girare in una miniera di carbone, per dire, qui siamo in un'isola stupenda. In una temperatura stupenda. L'idea di ritornare a girare un film in posti dove sono stato mi ha permesso all'inizio, infatti bonariamente tutti i colleghi mi chiamano il sindaco, perché quando sono arrivato all'inizio gli ho detto io faccio il capogita. Ora è una vita normale. Le vite normali non esistono. Isola solo per